Cosa c'è dietro una linea? Che cosa c'è dietro una linea? Dipende che linea, sono tante cose, perché alla fine la linea è una serie di punti. E se io guardo questi punti nello specifico, ogni punto può avere tante cose, che combinato insieme fanno una linea. Qual è la differenza tra un oggetto di design e un altro? Quello che differenzia principalmente, secondo me, è il pensiero che sta indietro. E chiaramente poi l'implementazione, la manifestazione, tutto quanto conta, ma è l'idea che sta indietro. Perché quello che fa un oggetto grande, a differenza di altro, che magari fanno le stesse funzioni, che c'è un'idea, una piccola scintilla che il consumatore viene a percepire. Come nasce l'idea di disegnare un oggetto proprio in quel modo? E noi spesso pensiamo, allora, nasce spesso veramente veloce in un processo. Poi tutto il processo serve a confermare che l'idea iniziale sia valida e buona e raffinarla. Ma molto spesso le idee nascono da una sensazione di ciò che è giusto per quell'azienda, per quel mercato e così via. Chiaramente questo è basato sull'esperienza. Quindi io vivo così perché sono curioso, mi informo su tutto e quindi vivo così. Molti altri designer probabilmente lo vivono diversamente. Perché un oggetto ha successo e un altro no? Un oggetto che ha successo è perché in qualche maniera chi lo usa, chi lo compra, chi lo viene a vedere, trova in questo oggetto qualcosa che diciamo, in quel momento è importante. Ha qualche cosa della funzionalità o anche status symbol, cioè può essere anche un'associazione diciamo, all'oggetto perché il marchio che sta indietro, eccetera. Ma il successo degli oggetti così non c'è una spiegazione, è una qualcosa che cancia con il rapporto tra l'utilizzatore e l'oggetto. C'è ancora il design indipendente, ormai dettano legge due o tre grandi centrali, le griff e il marketing. No, per fortuna non è così. Visto che il mondo è pieno di oggetti, nascono sempre più oggetti, è difficile che si riesca a concentrare questa cosa. È chiaro che siamo ancora in un periodo dove i griff comanda tantissimo, ma lo vediamo dei segnali che sta un po' perdendosi. C'è il maker movement che sta un po' rompendo varie cose e c'è anche il gusto che sta evolvendo, la gente, c'è una sempre più fetta delle persone che si, diciamo, rifiuta il sistema del design e vuole trovare delle cose più particolari. Perché il design Made in Italy ha successo? Perché è fatto con passione, cioè c'è l'idea dietro, spesso il design italiano vuole fare qualcosa in più, vuole aggiungere qualcosa di più all'oggetto che semplicemente fare la sedia o fare, diciamo, un spazzolino da dente, sempre. Vuole aggiungere qualche idea in più, qualcosa che la giustifica l'esistenza e non sia semplicemente un ennesimo oggetto. E poi la cura negli dettagli, sia della forma ma anche della manufattura, è alta e quindi combinando queste cose è facile avere successo. Il design Made in Italy non rischia di essere sopraffatto in futuro dall'Asia? Allora, diciamo che è già, cioè è inutile farsi dei giri, c'è già una fetta del design, diciamo oggetti fatti in Italia, made in Italy, che non c'è più, che erano quelli che lavoravano diciamo, più sul prezzo, perché magari Italia costava meno negli anni passati, quello è già stato grossolanamente spazzato via, quindi quello che sta rimanendo è il made in Italy, dove c'è la qualità e la cura dell'oggetto è più alto, e questo credo che se si lavori bene non va a sparire. Come mai il suo gruppo a base a Milano? Perché è nato a Milano, è nato nel lontano 68 e quindi nasce proprio in un momento dove a Milano c'era un grande fermento, quindi negli anni fine 60-70 c'è un grande fermento del design a Milano che era forse naturale che nasceva qua. Poi oggi come oggi, perché siamo a Milano, perché siamo nati qua, ma non ha senso, il 90% del nostro business viene da estero. Com'è la concorrenza in questo settore? No, c'è tanta concorrenza, anche perché abbiamo sia le grandi studi che stanno crescendo, soprattutto gli studi anglosassoni, che sono magari anche studi di centinaia e centinaia di persone. E poi da basso abbiamo le scuole, forniscono tantissimi, diciamo, nuovi designer ogni anno che vanno a occupare certa fetta del mercato. Quindi è abbastanza agguerrita. Per fortuna c'è molto interesse, quindi il design è ancora in una fase di espansione. La sua creazione più bella? Tanti bambini belli, tanti
per me sono delle bambine, quindi non saprei definire. Forse la mia figlia. Cosa prova quando uno maneggia un oggetto disegnato da lei piuttosto gruppo? Ah, mi piace sempre. Cioè, uno dei primi oggetti che avevo fatto, che era uscito sul mercato, era una penna per il gruppo Fila, che si chiama Trattomatic. Avevo un meccanismo a scatto e la prima volta che ero andato ai ristoranti e il cameriere che è venuto a prendere, diciamo, l'ordine, aveva questa penna, per me è stato, ero giovane anche, ero appena uscito da scuola, era un grandissimo momento, 2 anni dopo scuola, avere già un oggetto sul mercato era bellissimo. Che cos'è Design Group? Che cos'è Design Group Italia? In qualche maniera è una bella versione di Milano, in senso, sono tante nazionalità qua che sono tutte assimilate, che lavorano per la creatività, vogliono fare bene le loro cose, e lavorano con tutto il mondo, anche se sono qua, perché Milano ha questa caratteristica che può lavorare con tutto il mondo e vogliono fare bene il lavoro. Purtroppo Milano sta un po' perdendo questa cosa, ma per me Design Group incluba questo. Il suo prossimo progetto? Prossimo progetto? Non lo so, sai, adesso sto da un po' di anni che lavoro anche con, diciamo, schemi, perché il design sta molto cambiando, dall'oggetto alla, diciamo, fase consulenziale, quindi stiamo lavorando molto di più negli ultimi anni a aiutare le aziende a usare il design in maniera corretta. È vero che aprite l'internet delle cose come sezione? Sì, ce l'abbiamo, Che perché cos'è? all'Internet of Things diciamo che non è ancora stato così definito che si può dire esattamente che cos'è. Ci sono un sacco di persone che lo interpretano in maniera diversa. In sostanza vuole essere comunque che gli oggetti che circondano prendono dell'intelligenza, quindi è connettività tra di loro, si rendono la vita più facile. In qualche maniera è quella voglia di avere la tecnologia sempre a disposizione, ma non vederla mai. Senta, perché avete scelto una base come via Sarpi, quartiere cinese, e non un grattacielo nel centro di Milano? Perché a noi piacciono le tradizioni. Io sono convinto che per andare bene nel futuro bisogna ricordarsi del passato. Che tipo di clienti avete? Beh, caratteristica nostra è che lavoriamo principalmente per largo consumo, quindi abbiamo clienti come Unilever, PepsiCo, Barilla, nomi di questo genere. Poi abbiamo dall'altro lato anche forti tradizione tecnica, quindi aziende tipo ABB, Samsung, Comelet, quindi sono aziende, diciamo, più tecniche. E poi abbiamo una marea di piccole aziende che ci piacciono, perché a noi piace in realtà andare da grosso al piccolo, perché tutti e due hanno qualcosa da quale imparare. E abbiamo una serie di nuove marche che non vengono neanche conosciute, insomma. Sul fronte dei numeri cosa ci può dire? Su fronte di numeri posso dire che, diciamo, che le anni sicuramente 2009-10 erano difficili, eravamo in quegli anni eravamo sui 30, abbiamo dovuto un attimino ridurre l'organo, e poi lavorando, quello che ha salvato noi o aiutato è che noi all'epoca avevamo forse 80, 75, 80% a estero, diciamo, il nostro fatturato. Adesso fatturato da noi è praticamente il 90% da estero, è cresciuto che da 2011 siamo raddoppiati il fatturato e anche la struttura è raddoppiata, siamo su 50 persone adesso. Siete poco conosciuti, ma lavorate per grandi nomi, invece sono magari grandi nomi del design molto più conosciuti. Come mai questa situazione? Perché noi abbiamo fatto una scelta anni fa, anzi il fondatore ha fatto, noi in design, è un gruppo di gente che lavora insieme, designers, non siamo neanche tutti designers, ci sono anche psicologi, antropologi, ingegneri, c'è un mix di gente, noi piace questo. E negli ultimi anni la comunicazione design è stata mirata al personaggio, e non essendo personaggio, perché siamo un gruppo, è difficile comunicare e quindi non siamo noti, anche perché alla fine noi facciamo oggetti per largo consumo, facciamo oggetti per gli oggetti, per le persone. Penso che quasi tutti in Italia hanno usato tanti dei nostri prodotti, ma non hanno mai neanche pensato che erano disegnati. Perché c'è una concezione sbagliata di che cos'è design. Design deve essere qualcosa di strano, che sta a un negozio e vende tante cose, a alto prezzo, diciamo. E design sono semplicemente anche gli oggetti che usiamo quotidianamente.